La nostra mostra, dal nome Brucio Anch'io, ha lo scopo di sensibilizzare il maggior numero di persone, dai più piccoli ai più grandi, sul tema degli incendi boschivi. Purtroppo un tema del quale si parla ancora troppo poco dal punto di vista naturalistico, è un tema scottante sotto tanti punti di vista, molto delicato, e il nostro intento attraverso le opere artistiche è quello proprio di mettere in luce il dolore e la sofferenza che tutte le creature del regno animale, vegetale, fungino, eccetera, sono sottoposte a soffrire, quindi, durante questi momenti. Quindi ci sembrava assolutamente doveroso mettere in opera, quindi con le pitture, queste sensazioni, quindi le piante che non possono ovviamente muoversi, tutti gli animali, anche i più piccoli, anfibi, rettili, che non possono spostarsi, che vengono carbonizzati in pochissimo tempo, ma anche i grandi mammiferi, uccelli. Insomma, la distruzione purtroppo colpisce veramente tutti. Gli artisti che hanno operato nella mostra si sono veramente messi a dura prova, perché vi assicuro che dipingere, scolpire, basandosi su immagini così difficili, è una grossa pena, una grossa sofferenza. Io stessa ho dovuto scolpire il muso di un cane bruciato, e vi assicuro che è un impatto veramente terribile. La nostra insegnante illustratrice è Cristina Girard, e la nostra maestra, quindi noi facciamo capo a lei, una scuola di illustratori, e abbiamo chiesto a lei la possibilità di mettere in piedi questo lavoro coinvolgendo il maggior numero possibile di artisti. Quindi grazie a lei, grazie a tutti gli artisti che si sono impegnati davvero in un mese a mettere in piedi la mostra, ecco che questo è il risultato di tutta una serie di 40-50 opere che ritraggono purtroppo quegli istanti drammatici, non solo istanti ma giorni drammatici.